non finirei più, invece noi abbiamo bisogno di correre, quindi partirei subito con il colonnello Giuseppe Gentile, stato maggiore della difesa, ufficio generale spazio, capo ufficio policy e innovazione. Tra queste cose dov'è? È soltanto perché dobbiamo parlare, quindi cominciamo subito con un elemento fondamentale, la sicurezza di cieli. Chi più dell'aeronautica ci può parlare di quello che è in alto e di come lavorare per... Qui affronteremo la questione dei detriti. Buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità, mi ha già presentato, sono quello... Mi scuso, io sono molto cattiva, 15 minuti. Sì, mi fermo quando vuole, perché sennò ho finito. Sono dell'aeronautica, però rappresento oggi l'ufficio generale spazio dello Stato Maggiore della Difesa, perché lo spazio dichiarato dominio di operazioni nel 2019 dalla NATO, nella nostra governance militare è a diretto appannaggio delle unità forze, perché l'aeronautica nutre delle professionalità specifiche in determinati settori, quali ad esempio l'esplorazione spaziale e la space operation awareness e altro. E vado veloce, leggerò un discorso giusto per non perdere nulla, perché ci tengo e voglio sfruttare questa occasione per presentare una prospettiva della difesa sul concetto di sostenibilità, che riguarda anche un po' la parte ambientale, ma più altro incentrato sulla questione di garanzia di una cornice di sicurezza a tutte le attività, anche commerciali, che si sviluppano nell'ambiente spaziale. Parto subito dicendo che appunto, negli ultimi anni stiamo assistendo ad una trasformazione del settore spaziale, dove c'è sempre più evidenza di iniziative portate avanti anche dai settori privati, di sfruttamento dell'ambiente spaziale per finalità di natura commerciale. L'abbassamento delle barriere economiche e tecnologiche contribuisce a favorire le attività portate avanti da nuovi attori commerciali, per esprimere finalità spesso eterogenee che non sempre si innestano in una coerente strategia di insieme. L'effetto diretto è forse più tangibile, è il costante sovraffollamento di orbite spaziali, specie di quelle più basse e facilmente raggiungibili, che ha degli effetti irreversibili sulla sostenibilità delle attività spaziali nel medio e nel lungo periodo. Oltre all'aumento pressoché esponenziale dei progetti spaziali lanciati in orbita, evolve anche la dimensione geostrategica assunta dallo spazio. Si osserva una crescente competizione globale tra stati, che non sempre favorisce la costruttiva collaborazione per lo sviluppo sostenibile di questo progetto. Le divergenze geopolitiche e gli interessi economici sono proiettati oggi anche a centinaia di chilometri dalla Terra, in un ambiente che permette di sviluppare nuove strade per la crescita economica e lo sviluppo tecnologico, anche di quello militare. A tal riguardo, emerge con evidenza che vi siano paesi fortemente orientati a sviluppare nello spazio nuove capacità militari, le cosiddette capacità counter-space, per recuperare indirettamente parte di quel gap capacitivo irrimediabilmente accumulatosi nei tradizionali domini di operazione. I sistemi satellitari sono parte di un'infrastruttura critica e strategica per ogni paese, e anche la temporanea indisponibilità dei provatori servizi offerti potrebbe impattare significativamente sulle attività delle comunità civili e militari. L'esperienza ucraina, dove si fa un utilizzo intenso, ad esempio, dei satelliti commerciali per le telecomunicazioni, ha nuovamente confermato la forte dipendenza delle operazioni militari dai servizi spaziali offerti, con la novità che questa volta questi sono gestiti da un provider commerciale, capace anche inconsapevolmente di alimentare il rischio che il conflitto possa estendersi al di là dei confini geografici della Terra. Tutto ciò ci obbliga, da un punto di vista della difesa, a considerare una serie di misure per evitare che semplici misperceptions possano facilmente escalare situazioni di crisi, ma anche in casi estremi a valutare un catalogo di azioni in risposta a nuove minacce intenzionali dallo spazio, verso lo spazio e nello spazio. Queste riflessioni portano sotto una diversa prospettiva al tema del convegno di oggi, che nell'accezione militare si traduce nel compito di
preservare l'ambiente spaziale nel suo complesso e di proteggere gli investimenti effettuati e gli assetti operativi. Il tutto per garantire la continuità dei servizi delle applicazioni satellitari che, ripeto ancora, sono vitali per il corretto funzionamento dello strumento militare, ma anche e soprattutto per il funzionamento e la sicurezza della società moderna nel suo complesso. È chiaro che proteggere gli interessi nazionali nel dominio spaziale contribuisce alla resilienza del sistema paese. Con la recente modifica normativa del codice dell'ordinamento militare, si è conferito alla difesa il compito istituzionale di difendere le infrastrutture del dominio spazio, militare e civile, così come succede per gli altri domini tradizionali, perché è evidente che senza sicurezza e difesa non vi può essere un sviluppo sostenibile del settore. Per meglio gestire le sfide del nuovo dominio, in aderenza alla nostra strategia spaziale della difesa approvata nel 2022, si è dato impulso ad un percorso di sviluppo capacitivo razionale e coerente, che prevede fra l'altro il consolidamento delle capacità core già esistenti nei settori delle comunicazioni satellitari e dell'osservazione della Terra, con sensori radar ed ottici, attraverso lo sviluppo delle nuove costellazioni militari Sikor 3, il Cosmos Skynet seconda generazione e di un sistema ottico militare di terza generazione. Lo sviluppo di sensori sia di terra che Space Build per osservazione, analisi e tracciamento degli oggetti spaziali presenti nelle orbite di interesse. Ci riferiamo al concetto di Space Situation Awareness, una capacità essenziale per rilevare con anticipo potenziali minacce ai nostri sistemi di interesse, ma anche per monitorare con continuità gli Space Debris che potrebbero causare collisioni in orbita. Fra gli obiettivi principali della difesa nel settore spaziale c'è altresì, ed è bene evidenziarlo in queste sede, lo sviluppo nel medio periodo di una capacità di orbit servicing, che si traduce nella possibilità di condurre operazioni in orbita per la manutenzione dei sistemi spaziali, la rimozione degli oggetti non più operativi, la riparazione o la sostituzione di componenti critici di missione e ancora la realizzazione e l'assemblaggio di sistemi satellitari in orbita, il cosiddetto made in space, o la conduzione di attività di rifornimento in orbita o ispezione, finalizzata ad estendere la vita operativa degli oggetti spaziali e contribuire così alla sostenibilità dell'intero settore. Nel lungo termine, invece, è una priorità della difesa la produzione di nuovi lanciatori ispirati a tecnologie più green, a componente liquido e meno inquinante per la stratosfera, magari con un design modulare che massimizzi la riutilizzabilità delle componenti e il contenimento degli utenti spaziali generati dal rientro in atmosfera dei pezzi di lanciatore. Questo percorso di profonda innovazione tecnologica che mette al centro il tema della sostenibilità delle attività spaziali e del dovere di preservare e proteggere lo spazio per garantire l'accesso anche alle future generazioni, non può però essere gestito da soli. Serve un'azione corale e in tal senso non posso non evidenziare l'importanza dei risultati raggiunti e delle iniziative avviate nel quadro delle numerose collaborazioni che la difesa ha instaurato con l'industria, le comunità accademiche e scientifiche e l'Agenzia Spaziale Italiana. Proprio con l'Agenzia abbiamo recentemente rinnovato ed ampliato nei contenuti un accordo quadro teso a realizzare ulteriori sinergie che possono coinvolgere anche i centri di ricerca e il comparto industriale, che rappresentano una vera eccellenza nel panorama internazionale. Ma la complessità del quadro delineato richiede anche un'intensa cooperazione internazionale con le altre Spacefaring Nations, nell'ottica di facilitare il reciproco sviluppo di capacità e di expertise e di stimolare il coordinamento multinazionale delle attività operative nello spazio. L'obiettivo è quello di conseguire il più elevato grado di interoperabilità, condivisione e di confidence building nel contesto dell'Alleanza Euro-Atlantica, dell'Unione Europea e delle altre principali coalizioni internazionali. Inoltre, è importante ricordare che la cornice giuridica internazionale che disciplina le attività nello spazio è ormai datata, per non dire obsoleta, ed impone un significativo intervento per scongiurare che alcune attività spaziali approfittino di questo vuoto normativo. È fondamentale riprendere con nuovo vigore la discussione volta ad individuare precise norme, principi e regole di comportamento per un uso consapevole e responsabile dello spazio, identificare gli standard minimi di sicurezza, resilienza e sostenibilità nella progettazione dei sistemi spaziali, disciplinare il ruolo degli operatori privati nell'interesse di tutti e soprattutto dell'intera collettività. Anche in tale contesto, la difesa collabora attivamente a supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
In particolare ha definito un contributo da integrare in una più ampia posizione nazionale confluita con la risoluzione ONU 75.6 intitolata Reducing Space Threats Through Norms, Rules and Principles of Responsible Behaviors, che mira a colmare alcune lacune normative rispetto alle problematiche che ruotano attorno al tema della space security. Sempre in tema di adeguamento normativo, questa volta nel contesto nazionale, di particolare interesse anche, anche per la difesa la recente iniziativa volta all'adozione di una legge italiana per lo spazio, che fornisca la certezza del diritto in contesto normativo e di governance di riferimento, a beneficio di uno sviluppo socio-economico del settore e della promozione della sostenibilità della space equity e della space security. In conclusione, com'è? Ancora 5 minuti. Basta, non lo vado piano. La difesa italiana continuerà ad assolvere con senso del dovere e di responsabilità al proprio compito di protezione e sicurezza dell'ambiente spaziale. Ritornando all'impresa del generale dell'aeronautica militare Luigi Broglio, celebre per aver messo in orbita il primo satellite italiano, San Marco 1, anche il primo satellite al mondo lanciato in autonomia da un paese diverso da USRIS, nutriamo il convinto senso di responsabilità nei confronti delle future generazioni e ci impegniamo a fare la nostra parte per preservare il diritto di accesso alle risorse e le opportunità fornite da questo progetto. Con questo concludo, ringrazio ancora per l'opportunità e auguro a tutti un buon convegno. Prodotto già degli elementi fondamentali che sono la presenza dei privati e di questo settore che è un settore all'avanguardia alla frontiera della tecnologia, ma che sta correndo ancora di più e che la parte normativa invece è diciamo oblomoviana, molto lenta, non riesce a starne dietro. Ma soprattutto quello che è interessante è la collaborazione non solo nazionale. Lo spazio, se non c'è una collaborazione internazionale, non andiamo da nessuna parte, quindi non è che possiamo proteggere il pezzettino di cielo che abbiamo sopra di noi, ma